Motori ruggenti, chiamo sul palcoscenico Marco Spagnoli. Applausi. Il regista. Allora, la passione per i motori, raccontacela. È una storia che racconta come l'Italia è eccelso nei motori, una storia che va alle radici della nascita dell'automobilismo in Italia, ma non è una storia sulle corse, sulla Formula 1, su queste cose qui, è una storia su come le auto hanno rivoluzionato l'identità del nostro paese e come la Pixar, che ha prodotto tanti film importantissimi, da Nemo, appunto la serie di Cars o Gli Incredibili o insomma tutti i film che potete immaginare, su tutta questa lista di film importantissime, ecco, come questa passione degli italiani per le auto ha influenzato non soltanto il nostro paese, ma anche come viene vista all'estero da dei grandi autori di cinema. Personaggi italiani, come abbiamo accennato prima, nel nuovo film, ma anche nei precedenti, due precedenti, no? Sono due pilastri di Cars, di due italiani. Sì, due, tre. Cars, il cui terzo film esce il 14 settembre, ha, non so, lo dico per i bambini in piazza, ha due personaggi ricorrenti, sono una 500 di nome Luigi e uno strano assemblaggio di una Vespa e altri pezzi che si chiama Guido, e poi c'è nel secondo film un personaggio italiano, un pilota di Formula 1 un po' sbruffone che si chiama Francesco Bernoulli. Ecco, questi personaggi nascono perché John Lasseter, fondatore della Pixar, considerato il Walt Disney del XXI secolo, è un grandissimo amante di auto, ma un grandissimo amante di auto italiane. Quando lui ha dedicato un film d'animazione alle auto, ha voluto a tutti i costi che ci fossero dei personaggi italiani. E in questo documentario, per la prima volta, spiega perché. Perché questo documentario, come sapete, è prodotto da Walt Disney Company, quindi ci tiene molto a raccontare la storia dell'Italia. Io non sapevo il 90% di quello che voi state per vedere, forse voi sapevate tutto o molto più di me comunque. E quindi è molto interessante il percorso che abbiamo fatto negli archivi e poi anche coinvolgendo dei personaggi importantissimi delle auto italiane, tant'è vero che questa serie di Cars ha avuto, questa serie di motori urgenti ha avuto uno spin-off su internet che si chiama appunto Motori Ruggenti, con Giancarlo Fisichella, uno dei più importanti piloti di Formula 1 italiana, che ha introdotto i 10 argomenti che poi sono andati a confluire nel documentario. E devo dire che io, Fisichella è sempre impegnato, perché lui ora corre in una formula che si chiama Endurance, corre con la Ferrari, e io non ho mai avuto modo di fargli vedere il documentario, quindi ho detto, beh, te lo faccio vedere prima conferenza stampa. E lui, durante la conferenza stampa, senza che ci fossimo parlati, dice: ma io non sapevo tantissime cose di questa cosa. Tipo, dice non pare. Ma allora, per esempio, io vi dico le cose che ho scoperto io. Allora, innanzitutto, la cosa che ho scoperto è che le auto venivano fatte a mano, cioè prima della catena di montaggio, le persone molto molto ricche andavano da un carrozziere, così come si andava dal sarto, anziché ordinargli il frac per andare a teatro, gli chiedeva un'auto. Un'altra cosa che io non sapevo è quante auto c'erano in Italia. Non sapevo che in Italia, questo lo sapevo, la seconda cosa, cioè che le donne in Italia hanno votato nel 1946, questo lo sapevo. Non sapevo che la prima donna che ha preso una patente l'ha presa nel 1907.